sforato il gol del vantaggio nel primo tempo, in cui è arrivato per sfortuna l'allungamento al VAR. Nel secondo tempo del pareggio le chiedo, guarda ancora dietro o vede davvero una squadra che può sognare? Ma no, io per sicurezza, cioè perché io so che linee di equilibrio sono sottili, per cui bisogna mantenere concentrazione, calma, obiettivo, che io non precludo niente, però poi penso che oggi la mia squadra, sono molto dispiaciuto per ragazzi, ha dimostrato che quando sta bene, cioè che se la gioca con tutti, penso che meritavamo molto di più, siamo stati un po' troppo leggeri su Piazzati, però abbiamo avuto palle gol, è andata male sul primo angolo che non c'era, poi quella mano che ha annullato gol, abbiamo creato occasione, abbiamo giocato fino alla fine con concetti giusti, mettendoli comunque in difficoltà, e il risultato veramente oggi ci penalizza tanto. Però io voglio solo continuare tipo a fare le partite, non pensare troppo a obiettivi, perché secondo me più non c'è bisogno. Gli obiettivi però di una squadra che quest'anno ha dimostrato di avere dei talenti, che insomma, quanto Juric vorrebbe tenersi per questo Verona, perché insomma Ramani stasera guardava in faccia il suo futuro, poi gli altri chissà. No, cioè noi abbiamo preso ragazzi che non voleva nessuno, cioè questa è la verità. Il Amrabat in prestito, Rahmani per meno di 2 milioni, Kumbula, che diciamo questi nomi che si stanno dicendo, circolando, è un ragazzo di primavera che l'anno scorso non ha mai giocato, e sono cresciuti tanto e sono diventati ottimi giocatori. Evidentemente questi due già li ho perso, terzo comunque sul mercato, e poi dipende dalla società, questo è chiaro, cioè quello che vuole fare, no? Adesso testa al Sassuolo, altri tre punti fondamentali, perché il Verona che è la sorpresa di questa stagione non può mollare adesso. No, non dobbiamo assolutamente mollare, dobbiamo fare una partita seria, fare punti 1-3, però fare partita seria, mantenere questo livello del gioco che è molto alto, che io sono contento. L'importante è che recuperiamo ancora i fortunati che abbiamo avuto, che non perdiamo più nessuno e che continuiamo così. Ok, grazie Gaia. Adesso Massimo Zennaro di Radio Rai. Mister, il Verona, cioè il Napoli probabilmente è riuscito a mettere in campo semplice ruballa, che fai, sai, due scatti la rubi, che ti devi impegnare un po' di più. La posizione è giusta, il Borini è un giocatore che da quando è arrivato non ci ha dato tanto, perché per noi ha tutto, in senso ha tiro, ha senso di gioco, è un ragazzo che sa anche stare in campo, sacrificarsi, fare cose giuste, è normale che ci è mancato. Poi io sono preoccupato che potrebbe, che si è fatto male, che questa è la mia preoccupazione, che l'ho perso per più tempo, quello che mi dispiace. Però oggi normale, un giocatore così in attacco, cioè di sua classe, ci mancava. Buonasera mister, Lucio Micheli, Rai Sport. Cosa ha pensato quando ha visto Verre a un metro dalla porta non inquadrare? No, ho chiesto se fosse fuori gioco, poi quando ha detto che non c'era, ero veramente, è impossibile, no, una situazione così. Poi l'abbiamo anche preparata un po' Verre rispetto ad altre volte, che va più a cercare il gol e meno il gioco, perché sapevamo che là si può creare il buco inserendo, che si inserisce da dietro, e ha fatto bene, è stato veramente sfortunato. Penso che oggi veramente ci è girata male, cioè abbiamo subito due calci angoli, abbiamo creato occasione di gol, gol annullato, abbiamo fatto tante cose buone e il risultato ci penalizza veramente tanto. Si è notato anche stasera la forza della vostra difesa, che prima di questa partita era la quarta del campionato. Il Napoli, giustamente come ha detto lei, difficilmente si è reso pericoloso sotto porta, però cosa vi è mancato in fase realizzativa? A volte mi viene difficile sinceramente di rispondere, cioè io sono contento con la squadra, so quello che mi sta dando, è normale che è anche consapevole che quando giochi contro Koulibaly, quando giochi contro Maxino, Di Lorenzo, Issai, che sono giocatori difficili, cioè bravi, che non è facile saltarli, creare superiorità numerica, che arrivano anche in situazioni molto pericolose, e per i miei attaccanti oggi, vedendo anche Napoli molto chiuso, non è stato facile. Però sicuramente
il gol, uno l'abbiamo fatto, poi è stato annullato, abbiamo avuto altre 3-4 situazioni nitide per fare gol, non siamo riusciti e cioè, rimane rammarico, no? Un po' più di cinicità, qualità. Avete 38 punti, adesso incontrate il Sassuolo che è una squadra sicuramente molto di più alla portata vostra. Dove potete arrivare secondo voi? Non mi parli di salvezza. Ma quando io parlo con Sassuolo, noi chiedevamo giocatori, quelli che esubero di Sassuolo per costruire la nostra squadra, e poi quando sento che non sono più a nostra portata, cioè io non posso pensare in questo modo come pensa lei, poi guarda classifica, dice di sì, ma noi veramente chiedevamo non riserve di Sassuolo, ma chiedevamo quelli che proprio sono fuori, questa è la nostra dimensione, poi bravissimi ragazzi che sono cresciuti a livelli che lei dice che sono più alla nostra portata. Io lo vedo come una squadra fortissima, Sassuolo, con quattro attaccanti l'altro giorno, De Frel, Bogà, Berardi e Caputo, basta e avanza, no? Mi sembra. Per cui se noi abbassiamo un po' il livello non possiamo competere. Così come oggi, come l'altro giorno, come tutto il campionato, siamo tosti. Grazie a tutti, buona serata.